Super Mario, che ci crediate o no, ha già compiuto 35 anni. Un traguardo importantissimo in casa Nintendo, che se da un lato conferma l'universalità di un personaggio capace di infrangere le barriere del proprio medium di appartenenza, dall'altro mostra come il connubio di gameplay immediato e game design da scuola riesca anno dopo anno a ridefinire il concetto di capolavoro. A celebrare in modo consono questo anniversario ci pensa Super Mario 3D World più Bowser's Fury. Un gustoso doppio pacchetto contenente un porting dell'omonimo titolo apparso su Wii U nel 2013 e un episodio del tutto inedito, Bowser's Fury, che mira a rivoluzionare le meccaniche della saga dando un assaggio di quello che, almeno secondo gli odierni gusti del mercato, potrebbe diventare l'immediato futuro di Mario e soci. Super Mario 3D World. Partiamo dunque dal remake di questa gloria targata 2013. Figlia della sperimentazione di Super Mario 3D Land, 3D World viene ricordato dal popolo giocante principalmente per due motivi storici. L'introduzione di Mario Gatto, indiscutibile game breaker nell'intera economia di gioco, e la gestione isometrica di un enorme universo costituito da meravigliosi livelli, realizzati con una cura e un'attenzione così magistrale da farli sembrare dei diorami autoconsistenti. La libertà di movimento presente già da Mario 64 o nel sempre ottimo Sunshine, ripresa poi dallo stesso Odyssey, viene sostituita da un sistema di movimento lungo 8 assi principali, che asseconda la rotazione fissa della telecamera posta strategicamente per una visuale isometrica aerea. Una scelta non solo coraggiosa, ma vincente e funzionale. E il merito, inutile dirlo, è basato su un game design di elevatissima fattura, forse uno dei più alti mai raggiunti dall'intero franchise mariesco. I quattro personaggi giocanti si differenziano radicalmente nel loro modo di muoversi. Mario è il classico personaggio equilibrato, Luigi è lo smilzo acrobatico e poco preciso, Peach è quella lenta ma capace di planare per lunghe distanze, e per ultimo Todd, quello che salta poco ma si muove veloce come un furetto. In seguito alle lamentele riservate alla versione Wii U per una lentezza abbastanza evidente nelle dinamiche di gioco, la versione Switch ha accelerato almeno in parte i moveset dei nostri eroi. Il risultato è positivo per i primi tre personaggi, leggermente meno riuscito per Todd, che in qualche occasione appare troppo veloce e di difficile controllo. Dove Super Mario 3D World tuttavia eccelle è nel level design. Il processo di creazione di ciascun livello parte dalla scelta di un tema portante, ispirato a una location ultraclassica o da elementi distintivi di un particolare nemico, per poi creare un'architettura isometrica che sviluppa ed omaggia questo elemento. Ciascun livello si concretizza in una piccola opera d'arte, un diorama magnifico pieno di memorabilità e sfide a tratti anche serrate che in alcuni casi a voler essere puntigliosi perde tuttavia quell'attinenza che lo lega al mondo corrente di gioco. Un piccolo neo questo che non intacca minimamente uno dei risultati più alti raggiunti dal level design di casa Nintendo. Non dimentichiamoci che molte delle meccaniche di gioco sono cambiate. Il triplo salto di Mario e soci non è più disponibile, sostituito da quello a rimbalzo, sfruttando l'atterraggio sul fondoschiena e la pressione al momento esatto dell'apposito pulsante. La gestione della corsa è stata modificata, con un'accelerazione automatica non appena presa la giusta velocità. E lo stesso sistema di power-up vive di vita propria, con la possibilità di portare un potenziamento da un livello all'altro. Chiudiamo il cerchio con il comparto multigiocatore. Non un banale add-on all'esperienza principale, ma al contrario fulcro della stessa progettazione del titolo. Ogni livello può essere attraversato da un massimo di 4 giocatori in co-op senza risentirne del minimo difetto, ma al contrario facendone ulteriormente brillare il level design. Il tutto ovviamente offline e online, con un matchmaking che ci ha stupito per velocità e stabilità. Nonostante alcuni limiti soprassedibili, Super Mario 3D World ci ha convinto su Switch così come a suo tempo su Wii U. Non avrà l'adrenalina e a tratti l'immediatezza delle controparti bi e tridimensionali più blasonate, ma l'innovazione del suo gameplay, le scelte artistiche effettuate e la realizzazione dei livelli bastano a giustificare un giudizio complessivo che si ferma a un gradino dalla perfezione.
Il tutto, come se non bastasse, impreziosito da un comparto tecnico che su Switch accarezza la meraviglia. 1080p e 60 frame al secondo in dock, fluidissimi anche nelle situazioni più concitate, 720p e medesimo frame rate nell'ottima modalità portatile. Bowser's Fury. La vera novità di questo compleanno prende il nome dall'eterno nemico di Mario. Bowser's Fury è un'avventura che getta le basi di una nuova era per l'universo Nintendo. Un'avventura contenuta, dalle 4 alle 10 ore totali a seconda del vostro livello di completismo, ma che racchiude potenzialità, intuizioni e design di cui parleremo per lungo tempo. Bowser's Fury abbandona gli stilemi tradizionali del platform 3D del sollevante, optando per una soluzione open world in terza persona con telecamera posteriore al protagonista. L'area di gioco appare come la naturale evoluzione a tre dimensioni della mappa di uno qualsiasi dei mondi di un Super Mario a partire dal terzo. La visuale libera in terza persona sostituisce l'inquadratura aerea. Dei sentieri liberamente esplorabili sostituiscono i segmenti tra un livello e l'altro. Plessy prende il posto di zattere o altri elementi di scena utili in passato a traghettarci verso aree più lontane. La mappa di Bowser's Fury non sarà sbloccata da subito. Sarà necessario raccogliere un numero adeguato di sole gatti per garantirsi la progressione nelle aree precluse. Per collezionarli sarà richiesto di completare i vari percorsi disponibili sino a quel momento, magari ripetendo più volte una sequenza già completata per mettere le mani su nuovi tesori e sole gatti segreti. In tutto questo, in modo casuale, ma con frequenza sempre maggiore man mano che ci si avvicina all'epilogo, dovremo fare i conti con la furia di Bowser. Che da novello Godzilla raggiungerà lesto il nostro isolotto e tra palle infuocate e blocchi roventi scagliati al suolo farà un proverbiale casino alterando in modo permanente l'area di gioco. Come fermare Bowser quando è super arrabbiato? Nascondendoci e aspettando che il bollore gli passi, raccogliendo gli opportuni solegatti speciali o qualora in zona fosse disponibile una giga campana, trasformandoci in giga Mario Gatto per dare il via a una boss fight. E in mezzo a tutte queste novità, Bowser Jr. trova uno spazio inedito e per certi versi da coprotagonista, laddove sarà possibile affidarne il controllo a un secondo giocatore per una divertente variante di gioco co-op. L'utilizzo primario del nanerottolo sarà legato alla raccolta di power-up, ma sarà tuttavia possibile modificare dall'apposito menu opzioni l'impatto del suo intervento, rendendolo totalmente inerme o al contrario una macchina da guerra offensiva e inarrestabile. Bowser's Fury ci ha convinto, sia in termini di novità, sia e soprattutto di meccaniche di base. Difficile però non storcere il naso scoprendo che il titolo scorre a 30 frame al secondo a fronte dei 60 scoppiettanti frame di Super Mario 3D World. Lungi da noi dire che il risultato è insoddisfacente, al contrario, siamo di fronte alla seconda gioia per gli occhi di questo pacchetto celebrativo. Conseguente alla scelta di utilizzare il medesimo engine per entrambe le produzioni è la presenza del sistema di controllo a 8 direzioni di Super Mario 3D World, una soluzione che si presta molto meglio a un titolo isometrico piuttosto che a un open world e che ancora una volta dimostra la natura sperimentale di questo nuovo episodio. Conclusione. Super Mario 3D World rappresenta uno dei titoli più apprezzabili e meglio riusciti dell'intera storia di Super Mario. Quello su Switch è un porting sontuoso, capace di incollare per ore qualsiasi appassionato sia in modalità fissa sia nell'incredibile soluzione portatile. Bowser's Fury, dal canto proprio, è la piccola ciliegina sulla torta che in molti stavamo aspettando. Un titolo ancora acerbo e con un tiro da correggere parzialmente, ma figlio di una sperimentazione e di quella voglia di innovare ancora una volta tipica della Nintendo dei tempi migliori. Solo il tempo saprà dirci se la versione di Miyamoto e soci potrà essere garanzia di successo, ma con un engine sviluppato appositamente per l'occasione e qualche piccolo aggiustamento in termini di design, beh, potremmo tranquillamente iniziare a scommettere già da ora. Pro. Super Mario 3D World è strepitoso, oggi più che mai. Una quantità spropositata di scenari, situazioni, tipologie di gioco e cose da fare. Bowser's Fury è un'intuizione strepitosa ed estremamente divertente. Contro. Anche se necessita di un engine proprio che lo valorizzi al 100%. 30 fps per Bowser sono davvero pochini. Voto 9.